Oggi, 7 gennaio 2021, presso il Castello di Frontone, si svolge la prima giornata dei lavori dell'Osservatorio regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale. Si tratta di un vero e proprio organismo permanente, fortemente voluto dall'assessorato all'agricoltura e un mezzo per raccogliere idee, informazioni, punti di vista, opinioni, al fine di stilare un programma condiviso e congiunto per trovare le migliori soluzioni a favore dello sviluppo rurale. E l'obiettivo è proprio quello di mantenere vivo il rapporto tra le istituzioni, tra l'imprenditoria agricola, tra gli addetti ai lavori e i cittadini. Il tutto in vista della programmazione delle ulteriori risorse del programma di sviluppo rurale, che rappresentano il fulcro delle scelte economiche per il settore. Nei mesi scorsi abbiamo raccolto da parte di molti imprenditori, da molte associazioni, diverse criticità sul PSR precedente, sulle modalità di pagamento, su alcuni gravami burocratici. Ci eravamo ripromessi, abbiamo preso questo impegno di semplificare e di creare un po' di innovazione sul percorso dello sviluppo rurale. Lo scopo di questa riunione con tutti gli stakeholder dell'economia agricola, compresi anche il Ministero e anche i soggetti intermedi, i tecnici, gli agronomi, gli agrotecnici, le associazioni di categoria, ma anche gli imprenditori più significativi, oggi entriamo nel vivo di quali scelte fare per il futuro, come impostare dei modelli organizzativi per il PSR innovativi, semplificati, che possano rendere più facile è più conveniente fare l'agricoltore nelle Marche. Siamo la regione col maggior biologico d'Europa, abbiamo una grande opportunità di biodiversità, però dobbiamo ancora far crescere le nostre filiere e fare in modo che le imprese agricole ripartano con slancio. Abbiamo di fronte un contributo pubblico europeo molto importante e su quello vorremmo fare delle scelte innovative ascoltando chi ha le competenze e chi ha delle idee da darci. Quali sono, secondo lei, le misure più importanti per favorire lo sviluppo della nostra agricoltura marchigiana? Le misure più importanti che noi vorremmo mettere in piedi sono senz'altro ripartire dalla misura per i giovani agricoltori, una misura per gli investimenti strutturali e sul biologico, che sarà oggetto della discussione della prima parte, l'N+3 sarebbe i contributi che noi possiamo spendere entro quest'anno, e su questo vorremmo raccogliere dei contributi anche per rendere più innovativi questi bandi e più semplificati. Per il successivo partenariato invece ripartiamo da zero ed è tutta una storia da ricostruire, ma per farla cercando un po' di innovazione, un po' di semplificazione abbiamo bisogno del contributo di tutti i soggetti che ci possono davvero aiutare. Certamente il nostro obiettivo politico come giunta è quello di rilanciare il mondo agricolo e il settore primario della nostra economia. La giornata si svolge attraverso una prima fase che riguarda una seduta plenaria dove si parlerà di obiettivi e si analizzeranno tutte le risorse. In seconda battuta ci sarà una seduta riservata a una trentina di persone dove si andranno ad analizzare in analitico le filiere, le risorse economiche, le criticità dell'entroterra, della ruralità. Ma si parlerà anche di internazionalizzazione.
investire in agricoltura, riuscire a creare una filiera agricola di imprese, di territori che riescono ad eccellere, a competere, a internazionalizzare, significa riuscire a mettere insieme, a recuperare, a ristrutturare un settore intero che può portare il nostro territorio ad essere ulteriormente protagonista. Si propone innanzitutto il rilancio della filiera, l'internazionalizzazione dei nostri prodotti e una valorizzazione di un sistema, perché la competitività ci deve per forza indurre a valorizzare un sistema intero. Se noi non riusciamo a valorizzare un sistema, non basta un prodotto per essere competitivi. Innanzitutto l'auspicio è superare prima possibile l'emergenza sanitaria, perché è oggettivo che seppur non c'è solo l'emergenza sanitaria ha un impatto devastante sulla nostra economia, sulla nostra quotidianità, la socialità, e quindi non può essere considerato questo un momento normale. Fatto, speriamo presto, questo passaggio importante, e io credo che l'auspicio più importante sia quello di riuscire a creare una visione condivisa del nostro territorio e della governance del nostro territorio, per rilanciare un settore che è straordinariamente importante per il nostro territorio regionale, per la nostra economia e anche con risvolti su settori che sono, diciamo, per noi strategici: il turismo, l'ambiente, il recupero delle aree interne, il rilancio e la valorizzazione del nostro territorio e anche la cura del nostro territorio. Creare delle filiere che possano valorizzare le imprese agricole, valorizzare le piccole imprese agricole, dare quel reddito aggiuntivo, significa in sostanza creare un sistema che riproietta l'agricoltura in una capacità di competere che oggi purtroppo, soprattutto anche da noi, sta perdendo. Blasi Giuseppe, capo dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Che tempistiche prevede per completare il piano europeo 2021-2027 per lo sviluppo agricolo? Diciamo che ci apprestiamo ad una fase delle scelte molto importante, perché per il futuro del settore agricolo non abbiamo solo i fondi comunitari della politica agricola comune, avremo argomento di discussioni e di polemiche, soprattutto in questi giorni, anche i fondi di quello che normalmente viene chiamato Recovery Fund, ma di fatto è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tra l'altro si è innestato anche con la crisi di governo, quindi è un tema caldissimo, però noi auspichiamo, noi rappresentanti del mondo produttivo agricolo, auspichiamo che da quel piano emergano delle indicazioni e delle risorse importanti anche per il settore agricolo. Quindi noi abbiamo davanti un anno, il 2021, che sarà un anno importantissimo per le scelte per il futuro dell'economia e dell'agricoltura italiana e marchigiana in particolare, perché come dicevo, oltre alla politica agricola comune che mette a disposizione circa nel complesso quasi 50 miliardi di euro in 7 anni, avremo a disposizione quello che il governo deciderà anche in codecisione con la Commissione europea, delle risorse che saranno stanziate per il settore agricolo. Quindi le scelte che si faranno in quest'anno saranno determinanti, e quindi un'occasione come questa, in cui la Regione ha organizzato un confronto con tutte le forze politiche, economiche, sociali, rappresentanti del mondo ambientalista, professionisti, eccetera, è particolarmente importante, perché imparando dagli errori del passato è fondamentale condividere le scelte, e poi una volta che si condividono le scelte che si attuano velocemente, perché non c'è peggior cosa che non decidere e soprattutto non attuare. Direttore, lei è anche marchigiano, come vede l'agricoltura nei confronti, ecco, di tutto il discorso di rilancio dell'economia marchigiana? Non sono solo marchigiano, ma sono proprio di qui, perché risiedo ancora per questioni affettive a Serra Sant'Abbondio, quindi ogni volta che per questioni professionali sono chiamato nelle Marche, per me è un piacere. Le Marche hanno una potenzialità pazzesca, ma come altri territori che hanno subito, diciamo, una caduta economica e sociale legata ad un modello di sviluppo che ormai è cambiato profondamente, e in questo modello di sviluppo l'agricoltura si può innescare con dei processi virtuosi che senz'altro ancora non sono espressi appieno, e le risorse comunitarie saranno fondamentali per poter rilanciare il settore.
Stiamo partendo in questo momento sotto tutti i punti di vista. C'è una nuova giunta che avvia questa fase di ascolto per capire quali sono i problemi, quali sono anche le proposte per il nuovo PSR, e parte proprio adesso la nuova programmazione 2021-2027, che sarà divisa in due fasi: una prima fase di transizione, il 21-22, e poi la fase finale 23-27, e che porterà nella regione una cifra che ancora non è chiara, ma che si aggira dai 500 ai 700 milioni di euro, quindi sono somme molto importanti per l'agricoltura regionale. E quindi le misure di aiuto all'agricoltura saranno rivolte sia alla competitività dell'impresa, ovviamente, compresa la fase di commercializzazione, quindi l'internazionalizzazione delle imprese, e poi c'è una fase anche di tutela ambientale e di basso impatto ambientale. Le aziende agricole devono produrre sempre con meno prodotti chimici, e fino ad arrivare al biologico quando possibile, sia per inquinare meno, ma sia anche per fornire ai consumatori dei prodotti di qualità. Oggi è proprio una prima giornata ufficiale di uscita dell'assessore con tutto il partenariato della regione, è una fase di ascolto, quindi sono stati invitati dagli agricoltori alle associazioni sindacali agricole, alle imprese, all'agroindustria, e tutti dovrebbero dire in pochissimo tempo. La formula è quella di comunicare in 8 minuti quali sono le aspettative di questo PSR, quindi capire da tutti quali sono appunto le attese e poi di conseguenza andare a iniziare la fase di programmazione. Certo. Punti fissi ci derivano anche dalla regolamentazione comunitaria, quindi per esempio vi dico che il 40% almeno delle risorse vanno su misure ambientali, sia al biologico, come dicevo, ma anche ad investimenti che riducono i consumi energetici, l'acqua. Quindi questi sono dei punti fermi inderogabili, la normativa ce lo dice. Poi ovviamente un'altra linea importante, come si diceva, è la competitività dell'azienda. In misura minore, ma non diciamo marginale, anche il sostegno ai settori non agricoli, perché il programma non è un programma agricolo, è un programma di sviluppo rurale, quindi ci saranno aiuti anche alle imprese del settore del turismo rurale, della cultura, artigianato anche volendo, quindi c'è un ampio ventaglio di possibili misure, ma però bisogna fare le scelte giuste, perché se finanziamo tutto poi diciamo si riduce a una pioggia di soldi, bisogna fare delle scelte ragionate. Quindi oggi cominciamo proprio a fare questo tipo di ragionamento. La necessità quindi è di agire in fretta e su basi condivise per ridare slancio alla nostra economia regionale.